Una macchinina di latta può essere solo un giocattolo, ma può anche racchiudere il sogno di un bambino. Un sogno fatto di bellezza e di semplicità. Siamo alle solite. Comandi, maresciallo! Papà! Amore! Sono a casa! Giusto in tempo, è quasi pronto! Giorgio, vai a lavarti le mani. Aspetta mamma, devo finire di inseguire i cattivi come papà. Amore, digli qualcosa tu. Aspetta mamma, finisce di inseguire i cattivi come papà. Thank you.
crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì. E Giorgio? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo... Era stanco, si è fatta tardi ed è già andato a dormire. Tutto bene. Mi ero preoccupata. No, tranquilla. C'era una vecchietta che voleva parlare con me. Mi ha raccontato tutta la sua vita. Non ti stanchi mai di ascoltare le persone? No, per niente. Mi piace tantissimo. Mi ha fatto una carezza sulla guancia. Non me la scorderò più. Sei speciale. Buongiorno ai nostri telespettatori. Apriamo questa edizione del telegiornale con una triste notizia. Una tragedia accaduta nella notte. Un carabiniere è morto nel tentativo di sventare una rapina. Ci colleghiamo con il nostro inviato sul posto. Sì, è accaduto alle 4 del mattino. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in via Placido a seguito di segnalazione di furto. Comandi, maresciallo. Sono il carabiniere e ne ho giunto alla stazione. Mi chiamo Giorgio.